sale la tensione in Medio Oriente con la dura offensiva di Israele nei confronti di Gaza. Finora il bilancio è di 35 morti e oltre 300 feriti nella striscia di Gaza a seguito dei numerosi raid aerei israeliani. Tra le vittime anche donne e bambini. L'intervento rientra nella cosiddetta operazione barriera protettiva, scattata la scorsa notte in risposta ai razzi lanciati da Gaza. Da ieri Israele ha sferrato 430 attacchi e ha colpito 160 obiettivi nella striscia di Gaza. Il governo israeliano non intende fermarsi, ha detto, e secondo alcune indiscrezioni starebbe iniziando a mobilitare le truppe per un attacco anche via terra. La reazione di Israele ha sollevato forti critiche nel Medio Oriente, con alcuni paesi che hanno definito l'intervento un genocidio. La Giordania, uno dei due soli paesi arabi ad aver sottoscritto con Israele un trattato di pace, ha intimato allo Stato ebraico di fermare immediatamente la barbara aggressione militare contro la striscia di Gaza. Nessun commento è arrivato finora dai leader europei.